è uno dei grossi successi della terapia genica. E perché la terapia genica funziona nell'occhio? Per diversi motivi. Uno, perché l'occhio è un sito immunoprivilegiato, un po' come il cervello, per cui non ha tanta importanza che uno abbia o non abbia anticorpi contro AV, ad esempio, e i vettori virali trasducono bene. Trasducono bene anche perché, se vi ricordate quello che abbiamo detto ieri, gli AV funzionano bene in cellule post-mitotiche e quasi tutte le cellule che compongono gli vari strati dell'occhio, che adesso vedremo un pochettino più in dettaglio, sono cellule post-mitotiche terminalmente differenziate che sono prone ad andare incontro a processi degenerativi di vario tipo. In più è piccolo e compartimentalizzato e quindi noi riusciamo a fare un delivery di vettore molto concentrato. Riusciamo a metterlo in particolari settori dell'occhio e il virus rimane lì ad alto titolo e quindi risulta più efficiente nel trasdurre le cellule. È accessibile, la chirurgia oculistica ha sviluppato varie tecniche per accedere ai vari compartimenti dell'occhio che vedremo adesso e in più sono state sviluppate negli ultimi anni diverse tecniche di imaging e di elettrofisiologia che ci consentono di monitorare in maniera molto accurata come funziona l'occhio in ogni sua parte. Ultima cosa, non da poco, come dicevamo già ieri, ci sono diversi modelli animali di patologia oculistica di vario tipo che anche adesso vedremo. Abbiamo sostanzialmente tre modi di trasferire geni nell'occhio. Il primo riguarda gli strati anteriori dell'occhio stesso, quindi sostanzialmente la cornea, ed esiste uno spazio sottocorneale che si chiama camera anteriore dove possiamo trasferire geni se vogliamo, o anche cellule come vedremo domani, se vogliamo targettare le malattie della cornea. Più interessanti dal punto di vista della terapia genica sono invece due ulteriori accessi. Uno è intravitreo, praticamente al centro del bulbo oculare, nel vitreo, e in questo modo vado a targettare le cellule che sono negli strati più interni della retina stessa, che sono sostanzialmente le cellule ganglionari, i cui assoni vanno a formare il nervo ottico che porta il segnale elettrico al cervello. Viceversa, se voglio targettare fotorecettori ed epitelio pigmentato, che sono quelli che degenerano in molte forme di degenerazione retinica, fino ad oggi la via preferenziale per iniettare i vettori era la via subretinica, cioè si crea un piccolo distacco della retina dalla sclera, avendo un accesso laterale in genere, si crea una specie di bollicina tra retina e sclera, quindi dall'altra parte della retina a questo livello, e qui si inietta il vettore terapeutico. Quindi intravitreale per targettare le cellule ganglionari, sottoretinico per targettare fotorecettori e epitelio pigmentato. E come vedete, a seconda di dove metto la V, riesco a far esprimere il mio gene terapeutico nelle cellule ganglionari piuttosto che nell'epitelio pigmentato e nei fotorecettori. Ancora una volta posso scegliere diversi sierotipi se voglio targettare i fotorecettori, questi sono i fotorecettori, oppure solo l'epitelio pigmentato retinico. Adesso vediamo un pochettino meglio com'è fatta la retina e che cosa sono tutti questi strati nucleari. Questa è un'immagine che riproduce quello che vedevate prima, quindi qua sotto sono le cellule ganglionari che poi vanno a formare il nervo ottico. Questi due strati sono gli strati nucleari della retina, che si chiamano outer nuclear layer e inner nuclear layer. Poi ci sono degli strati plessiformi, dove le cellule che hanno i corpi cellulari, quindi i nuclei in questi due strati, fanno sinapsi tra di loro, quindi questi strati plessiformi non sono altro che protrusioni cellulari che si contattano e mandano assoni
tra i vari strati, e poi nello strato più superficiale, se vogliamo, che è quello più esterno, se guardiamo l'occhio tagliato a metà nell'immagine di prima, ci sono i fotorecettori, quindi coni e bastoncelli, con quello che si chiama l'outer segment, dove sono stipati i dischi con i pigmenti visivi che vengono bersagliati dalla luce. Quindi la luce di fatto, se questa è la retina, passa qua e deve attraversare tutto lo spazio della retina per arrivare a colpire i dischi dei fotorecettori, che sono l'ultima cosa che sta a contatto con l'epitelio pigmentato retinico, che è la parte più esterna della retina. Perché vi dico questo? Perché è abbastanza importante capire come è fatta la retina per capire anche la patofisiologia e anche gli approcci di terapia genica che sono stati proposti. Qui rivedete di nuovo un fotorecettore, stavolta messo a rovescio, giusto per farvi ancora un po' di confusione. Quindi l'RPE questa volta non sta in alto ma sta in basso, per cui questo fotorecettore andrà a contattare gli strati più interni della retina e poi le cellule ganglionari che vanno a formare il nervo ottico. Il fotorecettore è formato da un nucleus che sta appunto nello strato nucleare esterno e poi da questo segmento bastoncellare che si chiama appunto outer segment, dove sono stipati tutti i dischi con il pigmento visivo, e questa è la parte che sente la luce e che poi manda un segnale elettrico al resto della retina e poi l'impulso nervoso che va alla corteccia visiva alla fine. Come vedete, il segmento esterno dove stanno i dischi è in stretto contatto con l'epitelio pigmentato retinico, che ha una funzione fondamentale nel mediare il turnover dei dischi. Quindi noi, quando vediamo un impulso luminoso, quello che succede è che qui dentro c'è un pigmento, che nella diapositiva successiva lo vediamo un pochettino meglio, che cambia conformazione quando colpito dalla luce, e questo cambio di conformazione attiva tutto un segnale di risposta intracellulare che alla fine si trasduce in un impulso elettrico. Il problema è che una volta che ha cambiato conformazione non può più tornare indietro e quindi quel pigmento diventa ineccitabile. Per cui affinché il bastoncello, il cono, riesca a rispondere nuovamente a uno stimolo visivo, è necessario che i dischi che contengono il pigmento già eccitato e quindi convertito vengano rimossi e siano sostituiti da nuovi dischi. Chi rimuove i dischi vecchi che non funzionano più? L'epitelio pigmentato, che quindi per tutta la vita si mangia i dischi in cui il pigmento è già esaurito perché già è stato attivato, e quindi lascia spazio a dischi nuovi che vengono a formarsi dal corpo cellulare. Quando questo meccanismo si inceppa per qualsiasi motivo, quello che succede è che il fotorecettore, quindi coni e bastoncelli, va incontro a un processo degenerativo. Il sistema di rinnovamento dei dischi si ingolfa e il fotorecettore muore. E questo è quello che succede nelle forme di degenerazione retinica che vengono raggruppate sotto il nome di retinite pigmentosa, che è una forma ereditaria genetica di cecità che colpisce più o meno 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, in cui si ha una progressiva perdita di fotorecettori. All'inizio muoiono i bastoncelli e poi anche i coni, che può avere un pattern di eredità molto variabile da autosomica dominante, recessiva, X-link, e può essere causata dalla perdita di funzionalità di tantissimi geni. Questa diapositiva dice che ne esistono più di 120, in realtà sono più di 200 i geni le cui mutazioni sono state identificate come responsabili di forme di retinite pigmentosa. E questi geni possono codificare per proteine del fotorecettore stesso, oppure per proteine dell'epitelio pigmentato retinico, che sono comunque fondamentali per la buona salute del fotorecettore. Questo è il concetto che vi accennavo prima, quindi il ciclo visivo, qua non si vede granché, ma
è sostanzialmente sostenuto da cambiamenti di conformazione del retinale, dell'acido retinoico, che da cis passa a trans retinale. E una volta che viene convertito, deve essere rimosso dalle proteine dell'epitelio pigmentato retinico. Esiste una proteina chiave che ha la funzione di riconvertire, quindi rendere eccitabile il retinale, che si chiama RPE, perché sta nell'epitelio pigmentato retinico, 65. E questa è una delle proteine più conosciute che causano retinite pigmentosa e per le quali è stato proposto e trovato e realizzato con successo un approccio di terapia genica. Questo è quello che vedono i pazienti che sono colpiti da retinite pigmentosa. Non so se voi avete familiarità con l'anatomia della retina, ma la nostra retina è fatta da due tipi di fotorecettori, i bastoncelli e i coni. I bastoncelli sono più abbondanti nella retina periferica, che è quella che vi consente la visione notturna e meno precisa, mentre invece i coni sono presenti nella zona centrale della retina e vi consentono la visione diurna e la messa a fuoco precisa degli oggetti nel vostro campo visivo. Siccome degenerano prima i recettori, i bastoncelli, e dopo i coni, quello che succede in genere a questi pazienti è che cominciano a non vedere alla periferia del campo visivo e poi a mano che la patologia avanza, il campo visivo si restringe sempre di più fino ad arrivare alla cecità totale. Istologicamente quello che succede, se andiamo a vedere quello che succede alla retina, è che lo strato esterno dei fotorecettori si riduce di spessore sempre di più, vedete normalmente è più o meno spesso così, alla fine diventa praticamente inesistente, formato da uno o due strati di cellule e anche i fotorecettori non si vedono più. Perché la terapia genica, tra tutte le varie forme di retinite pigmentosa, ha deciso di occuparsi proprio della mancanza di RPE65? Perché ci sono dei modelli animali molto affidabili e riproducibili, e in particolare esiste un modello di cane che è deficiente in RPE65, per cui si è visto che sia il topo che il cane riproducono molto bene la degenerazione dei fotorecettori, questi animali diventano ciechi in un'età compatibile con quella umana, per cui si è deciso di provare questi approcci di terapia genica prima nel topo e poi nel cane. E io mi ricordo, era più o meno quasi 15 anni fa ormai, quando è stato presentato al congresso della Società Americana di Terapia Genica Cellulare questo risultato, c'è stato un boato nella sala, perché hanno fatto vedere un video dei cagnolini trattati. Questi cani sono completamente ciechi, per cui se voi li mettete in questa stanza vanno a sbattere in tutte le direzioni contro tutti gli oggetti presenti. E questi cani sono stati trattati con una V per via sottoretinica in un occhio solo, e si vedeva benissimo che riuscivano molto bene ad evitare gli ostacoli dalla parte dell'occhio trattato. Sapete che i cani sono ipertelorici, hanno gli occhi più separati dei nostri e quindi guardano due campi visivi separati, mentre invece andavano a sbattere contro gli oggetti posti dal lato dell'occhio non trattato. E questo è stato appunto per gli anni 2000 un grossissimo successo, perché era una prova in vivo che effettivamente la terapia genica poteva funzionare con il concetto originale di terapia genica, quindi proprio di andare a ripristinare una funzione mancante a causa appunto di perdita di funzionalità di un gene. E la cosa ancora è stata, sulla base di questa sperimentazione sul grosso animale, sono partite tre sperimentazioni cliniche in tre grossi centri negli Stati Uniti e soprattutto negli UK, in Gran Bretagna,
e tutti e tre hanno riportato dei risultati molto positivi. Questi primi esperimenti clinici sono stati fatti su un numero molto limitato di pazienti, 3 pazienti per studio, però non si sono visti effetti tossici e soprattutto questi pazienti hanno ripreso a vedere. Vi faccio vedere un filmino, in pratica hanno riprodotto nell'uomo quello che avevano fatto sul cane e quindi hanno messo gli uomini in una stanza un pochettino buia, poco illuminata, e hanno guardato come riuscivano a muoversi prima e dopo la terapia genica. Questo è il filmino, magari anzi prima vi fa vedere anche la procedura. Come vi dicevo prima, bisogna fare una tasca sotto la retina per eseguire un'iniezione sottoretinica, quindi si è stata fatta una vitrectomia per entrare nel vitreo e poi un peeling della membrana ialoidea posteriore per avere accesso allo spazio sottoretina, e poi si è iniettato un pochettino di questa soluzione, che è una soluzione semifisiologica, quindi una soluzione salina, per scollare lo spazio tra la retina e la sclera. E lì è stato iniettato il vettore, quindi da lì poi per capillarità il vettore si è sparso con l'aiuto anche di un'infusione di aria in maniera di aumentare il distacco. E si è visto, vabbè qua non si vede benissimo, ma per chi capisce un pochettino di chirurgia oculare, si vede chiaramente che il virus si espande per tutta la retina. Vabbè, vi risparmio 3 iniezioni sottoretiniche, che è più o meno la stessa roba. Per andare, ecco, questo è uno dei pazienti che è stato sottoposto quindi a questo test di mobilità prima della terapia genica. Questo è un paziente con una grave forma di degenerazione retinica, di retinite pigmentosa. Questa malattia si chiama anche LCA o amaurosi congenita di Leber. E vedete che la persona non vede, cioè va a sbattere contro il muro, l'esaminatore lo deve spesso riorientare per fargli trovare la strada. Va a sbattere di nuovo contro il muro, lo riorienta di nuovo, vedete che torna indietro. Questi non sono completamente ciechi, però vedono abbastanza poco, soprattutto in basse condizioni di illuminazione. Appunto la visione notturna è la prima che parte. Quindi quello che uno conta in questo tipo di test è il tempo totale che la persona impiega per percorrere il tragitto e il numero di urti e il numero di volte che l'esaminatore deve riorientare il paziente per trovare la strada. Questo per tentare di dare dei numeri oggettivi alla capacità visiva comportamentale, che non sia solo un esame strumentale. Finalmente è uscito. Il tutto è durato 77 secondi con 6 urti e 2 perdite di orientamento. E questo è 6 mesi dopo l'iniezione di una VRP65 sottoretina. Lo stesso paziente, stesse condizioni di illuminazione, hanno cambiato la disposizione perché magari si ricordava come era fatto, ma come vedete vede tranquillamente e senza l'aiuto dell'esaminatore riesce ad andare dove lo spazio è aperto. Quindi 14 secondi senza mai urtare e senza essere riorientato. Per cui ecco, questo è diciamo, lo stato dell'arte adesso, e oggi queste sono malattie rare, quindi chiaramente non hanno un grossissimo impatto, però sono una grossa prova di concetto che la terapia genica in questo tipo di pazienti può funzionare, anche perché per queste forme, seppur rare, non esiste assolutamente nessuna terapia. Per cui sulla base di questo adesso si stanno sviluppando vettori per rimpiazzare la funzione di altre proteine. Il problema è che molte di queste malattie sono dominanti e quindi lì è molto più difficile intervenire, perché chiaramente
non basta fornire una coppia sana per curare la patologia, bisogna piuttosto cercare di far fuori l'allele mutato in qualche maniera. Un'altra malattia, però ecco, no, per dirvi, adesso anche l'Italia sta partecipando a sperimentazioni di questo tipo. C'è un grosso centro Teleton a Napoli dove fanno gli AV per le malattie oculari, auricchie, surace, e quindi ormai i pazienti con LCA, non dico di tutto il mondo, ma di buona parte del mondo, sono orientati verso la terapia genica, che sta diventando la terapia di scelta per questo tipo di malattie. Un altro successo recente riguarda un'altra malattia rara, che è ancora più importante perché colpisce non la retina periferica ma la macula, quindi la porzione centrale della retina, che è quella responsabile della visione diurna e della messa a fuoco. E questa malattia si chiama choroideremia ed è dovuta a mutazioni di questa proteina che si chiama RAP1 o RAB escort protein, una proteina che ha la funzione di portare sostanzialmente nutrienti e di favorire i passaggi transmembrana a livello delle cellule retiniche. E questi sono dei fundus oculari di persone che hanno questa malattia. Come potete intuire, anche se non siete esperti di occhi, non vedono granché. Ed è stato pubblicato invece recentemente, gennaio 2014, quindi pochi giorni fa, la prima sperimentazione, i risultati della prima sperimentazione di terapia genica in pazienti con questa patologia. E come vedete, questi sono i cambiamenti nella sensitività retinica. Questo è stato acquisito con una tecnica che si chiama perimetria, sono chiaramente migliorati negli occhi trattati rispetto agli occhi non trattati. E un'altra innovazione che riguarda la retina e che probabilmente cambierà anche la possibilità di diffondere questo tipo di terapie su larga scala è lo sviluppo di nuovi vettori AV che possano targettare i fotorecettori anche se iniettati nel vitreo. Come vi dicevo prima, se voi prendete gli AV tradizionali, i 9 sierotipi che abbiamo a disposizione, e li iniettate nel vitreo, fare un'iniezione intravitreale è veramente banale. Se ve la faccio vedere, chiunque di voi ci prova un po' di volte e ci riesce. E tutti i clinici sono capaci di farlo, perché le iniezioni intravitreali, come vedremo tra un po', ad esempio degli anti-VGF, è un qualche cosa che si fa rutinariamente senza nessun rischio ormai più. Però se voi lo date nel vitreo, le prime cellule che incontrano gli AV sono le cellule ganglionari, e quindi l'iniezione intravitreale riusciva a targettare questo tipo di cellule, mentre invece per targettare fotorecettori ed RPE bisognava andare per via sottoretinica. Con un approccio abbastanza nuovo e che va molto di moda adesso per cercare di cambiare i tropismi dei virus, e che consiste nel utilizzare delle librerie random di proteine modificate. Questa è la struttura di AV che vi avevo già fatto vedere ieri, e quello che si può fare è di generare in vitro, in laboratorio, milioni, in questo caso sono state fatte 100 milioni di varianti di AV, andando a mutare in maniera random 10 amminoacidi di una delle proteine del capside. Allora, in questo modo uno riesce ad avere a disposizione milioni di varianti e fare degli screening direttamente in vivo per selezionare poi le varianti di AV che hanno un tropismo particolare che gli interessa. In questo modo è stato selezionato un AV che, iniettato nel vitreo, riuscisse ad arrivare ad infettare l'RPE e i fotorecettori. E vedete anche l'efficienza: questa è l'efficienza di un AV normale, questo è l'efficienza di un AV ingegnerizzato. Quindi questi non sono sierotipi che esistono in natura, sono stati creati in laboratorio provando delle librerie di milioni di varianti, andando a selezionare quelle che meglio funzionano. Per cui
è prevedibile che con approcci di questo tipo riusciremo a disegnare dei vettori ingegnerizzati e a semplificare di molto la procedura sperimentale anche con un minor rischio di effetti collaterali dovuti all'intervento. Capite bene che l'iniezione sottoretinica è comunque un piccolo distacco di retina, quindi se va bene tutto si riassorbe e siamo felici, però sapete che il distacco di retina già di per sé è un problema e può causare cecità anche quello, perché se non si riattacca più non si vede più. Un'altra patologia oculare che si sta servendo della terapia genica, intesa non necessariamente come delivery di vettori virali, ma anche di piccoli acidi nucleici, sono le forme di cosiddette neovascolarizzazione retinica. Perché la retina, se voi guardate il fondo di un occhio, quello che l'oculista vi guarda quando vi guarda dentro l'occhio, è fatta così, cioè esiste un cerchietto che si chiama il disco del nervo ottico, che non è niente altro che il raggruppamento degli assoni delle cellule ganglionari, e poi lì vicino c'è una zona completamente avascolare che si chiama fovea, e al centro della fovea c'è la macula, che è il punto in cui abbiamo la massima concentrazione di coni e quindi è il punto in cui abbiamo proprio la visione centrale, la messa a fuoco totale del nostro campo visivo. La caratteristica di questa zona centrale della retina è di essere completamente avascolare. Vedete, questo è un calco con delle resine che vi mostravo anche ieri per gli embrioni della vascolarizzazione della retina. Vedete che la retina è molto vascolarizzata perifericamente, ma poi qui c'è una barriera. Nessuno sa benissimo quali sono i meccanismi con cui si mantiene questa barriera, ma i vasi fisiologicamente non entrano mai nella zona centrale della retina, nella fovea, che rimane completamente avascolare. Questo in condizioni normali, ma esistono delle patologie in cui i vasi iniziano a crescere abnormemente e ad invadere anche le porzioni centrali della retina. Questo si chiama neovascolarizzazione retinica, chiaramente porta cecità, perché lì dove voi dovreste vedere avete un sacco di vasi, che spesso sono anche vasi poco maturi, malformati, che quindi tendono a essere permeabili con esudati, edema intorno. E questo si verifica sostanzialmente in tre condizioni. Nel diabete, sapete che il diabete è associato a una microangiopatia. In alcune forme di degenerazione che chiamiamo legata all'età, perché sappiamo che statisticamente è associata all'invecchiamento, ma della quale non conosciamo benissimo i meccanismi cellulari e molecolari, e poi nella retinopatia del prematuro. Quindi i bambini che nascono prematuri anche sviluppano forme di neovascolarizzazione retinica. E questo perché quello che accomuna queste tre condizioni è un'ipossia centrale transitoria che appregola tutti i geni proangiogenetici in prima chiave il VGF. Quindi di fatto questi vasi crescono, un po' come succede nei tumori, un po' come succede, come vi dicevo ieri, quando abbiamo una appregolazione non controllata del VGF, crescono e si strutturano in una maniera non matura, per cui sono vasi non funzionanti, che tendono a essere molto permeabili, che creano delle zone di edema e di stasi di liquidi, e hanno comunque un'origine ipossica, quindi c'è un'ipossia della retina che mette in moto dei meccanismi compensatori che però non sono in grado di migliorare l'ipossia, anzi la peggiorano ancora di più, e quindi si mette in moto un circolo vizioso. E questo è quello che succede nelle forme cosiddette umide, wet in inglese, o neovascolari e sudative della AMD, della degenerazione maculare legata all'età. E ve ne parlo perché questa è la principale causa di cecità in tutto il mondo. Se le retinite pigmentose di cui abbiamo parlato prima sono rarissime, questo è un qualche cosa di estremamente comune. Riguarda il 30% delle persone sopra i 70 anni, anche di più forse. In genere però queste persone, almeno negli stadi primitivi, sviluppano una forma atrofica, secca, in cui ci sono delle chiazze di degenerazione,
ma non c'è neovascolarizzazione. Questa è la forma fortunatamente più comune della degenerazione maculare. Viceversa, c'è un 10% di degenerazioni maculari che prendono la strada umida o neovascolare sudativa, che sono più rare ma sono più gravi perché sono responsabili della maggior parte delle forme di cecità. Come vi dicevo, non sappiamo benissimo quali siano le cause che portano a questa patologia. È sicuramente una malattia multifattoriale, per cui conosciamo diversi fattori di rischio ambientale, che sono sempre quelli di tutte le malattie cardiovascolari, e fattori genetici che incidono in maniera combinatoria. E le persone con degenerazione maculare legata all'età invece hanno un problema opposto rispetto alla retinite pigmentosa. Siccome degenera la macula e la fovea, che sono le porzioni centrali, queste persone iniziano a perdere il centro del campo visivo, e poi a mano che la degenerazione prosegue, la cecità si estende verso la periferia. Che cosa si fa oggi per questi pazienti? Anzi, più che oggi dovrei dire fino a una decina di anni fa. Si poteva coagulare sostanzialmente o chirurgicamente o con laser o con la terapia fotodinamica i vasi che si erano neoformati, un po' come si fa per la terapia delle varici o di varie forme di sanguinamento. Però questi sono dei rimedi che durano pochissimo, non interferiscono con la patogenesi della formazione dei nuovi vasi e quindi lasciano il tempo che trova, perché nel giro di poche settimane o pochi mesi il paziente si ritrovava come prima. Quando si è capito che la neovascolarizzazione è secondaria a una condizione di ipossia, quindi a una patologia vascolare, e che il VGF è la molecola chiave nel generare i vasi in risposta all'ipossia, sono stati sviluppati diversi modelli animali per riprodurre questa condizione. Di nuovo la retinopatia del prematuro, basta mettere i topi neonati prima in una situazione di iperossigenazione e poi tirarli via bruscamente, oppure rompere quella membrana che tiene i vasi lontani dalla fovea, che si chiama membrana di Bruch, oppure anche far iperesprimere fattori angiogenetici a livello della regione centrale della retina, quindi ad esempio il VGF sotto il controllo di un promotore della rodopsina, che quindi lo fa esprimere a livello oculare. E grazie a questa cosa, grazie allo sviluppo di modelli animali, è stato possibile testare l'effetto di prima anticorpi e dopo siRNA che andassero a bloccare il VGF. In alcuni casi isoforme specifiche di VGF, vi avevo già accennato che questa è la isoforma più potente del VGF, fatta di 165 aminoacidi, oppure tutte le isoforme. Questi farmaci si chiamano Macugen e Lucentis e sono oggi la terapia di scelta nei pazienti con degenerazione maculare legata all'età in forma umida. Vedete, le prime sperimentazioni sull'uomo hanno chiaramente dimostrato che il Macugen consente di risparmiare notevolmente la perdita di visione. Questo è come una persona in questa situazione tende a perdere il visus, la capacità visiva. Nel giro di poche settimane diventa completamente cieco quando i vasi cominciano a crescere in maniera importante. Allora, da prima si è visto che il Macugen rallenta significativamente questa perdita, e poi è stato sviluppato il Lucentis, che è più potente perché non blocca solo VGF 165 ma tutti i VGF. E Lucentis non solo blocca la degenerazione, ma aiuta, addirittura consente un recupero, cioè persone che già vedono poco, vedono di più, quindi migliora, non solo protegge dalla degenerazione, ma migliora la capacità visiva. Quello che si è visto però è che il Lucentis, per mantenere questo effetto, deve essere dato continuamente, quindi deve essere dato ogni mese, almeno una somministrazione al mese, per garantire l'efficacia. Si è provato a darlo un pochettino meno, perché? Perché sto farmaco costa una barcata di soldi. Si è provato a darlo ogni 3 mesi, ma funziona peggio. E quindi questi pazienti, una volta che iniziano questo tipo di terapia, sono costretti ad andarsi a fare un'iniezione intravitreale questa volta, perché è lì che vogliamo bloccare la vascolarizzazione, a vita.
con un problema che è sostanzialmente economico a questo punto, perché la terapia funziona, però costa un sacco. E quindi i vari centri oculistici hanno cominciato, anche incoraggiati da questo studio, a usare l'Avastin. Avrete sentito parlare, questo è un anticorpo sempre contro il VEGF, che si usa, è stato sviluppato come molecola per il tumore del retto metastatico, colon retto metastatico, e si usa in associazione alla chemioterapia convenzionale e riduce significativamente la progressione della malattia, quindi migliora la sopravvivenza a 5 anni, non di poco, per cui è entrato ormai nei regimi chemioterapici di molte forme di tumore colon retto metastatico. Avastin è sempre un anti-VEGF, ma costa molto meno del Lucentis. E quindi le cliniche oculistiche di tutto il mondo, in seguito a questo studio di qualche anno fa, 2011, che ha paragonato Lucentis e Avastin, che nome originale si chiamano Ranibizumab e Bevacizumab, per la degenerazione maculare legata all'età, hanno visto che l'efficacia nel far regredire i vasi o nel bloccare l'aumento della vascolarizzazione è uguale, però all'Avastin si associano più effetti collaterali che richiedono ospedalizzazione dei pazienti, e quindi questo studio diceva funzionano uguali, ma forse l'Avastin è un pochettino più rischioso in termini di serious adverse events, che potevano essere forme di ipertensione o di ipotensione incontrollate, quindi effetti non ben spiegati, ma che avevano un'incidenza superiore con l'Avastin. Il problema è economico, perché costa 40 volte di più il Lucentis rispetto all'Avastin. E quindi adesso è stato bloccato questo uso che si chiama off-label dell'Avastin per trattare questi pazienti, quindi off-label vuol dire che non è scritto nel bugiardino, nel foglietto che accompagna il farmaco, perché un farmaco è stato patentato e sviluppato per l'occhio, l'altro è stato patentato e sviluppato per il tumore del retto. Quindi se io uso uno per l'altro, faccio un uso che viene chiamato off-label e la ditta farmaceutica, tra virgolette, non garantisce, perché non è stato sviluppato per quello. Per cui adesso siamo in una fase di stallo in cui molti pazienti non sono più trattati per questi problemi appunto di costi, problemi economici, fino a che almeno non si conosceranno le cause di questo aumento di ospedalizzazione associata all'Avastin, di effetti collaterali maggiori, e di fatto molti pazienti non riescono più a ricevere la terapia perché la sanità pubblica non riesce a coprire i costi del Lucentis. In parallelo sono stati sviluppati tutta una serie di siRNA anti-VEGF che sono arrivati in fase 3. E qua ho un paio di diapositive che vi così illustrano i nomi, come vedete hanno sempre questi nomi semi impronunciabili. E per farvela breve, ce ne sono diversi. Questo è uno sviluppato da OPCO, che è una company, ma ce ne sono almeno 4-5 in giro per il mondo, tutti arrivati in fase 3 e tutti stoppati in fase 3 per mancanza di efficacia. Quindi di fatto l'siRNA non funziona, bisogna utilizzare gli anticorpi anti-VEGF. Vi nomino ancora questi due approcci di terapia genica vera e propria, basata su AV o su lentivirus, per il delivery di molecole antiangiogenetiche, quindi capaci di contrastare la neovascolarizzazione retinica. Uno è un AV2 che codifica per una forma solubile del recettore di VEGF, quindi una specie di trappola per il VEGF, e l'altro è una combinazione dell'endostatina e dell'angiostatina, ve la ricorderete dalla terapia di Bella, e codificate da un vettore lentivirale. Queste due cose sono appena cominciate e quindi i risultati verranno nei prossimi anni.